sono Laira e oggi andremo a fare un lavoretto e si chiama la chiappa sogni, che prende tutti i vostri sogni brutti e li tiene con sé e li butta via. Allora, adesso vi dico subito il materiale. Serve un piattino di carta, più o meno di questa misura, poi della lana, tre piume del colore che volete ovviamente, una forbice, dei pennarelli e se volete una campanella e se volete anche delle perline. Allora, e della colla caldo, mi raccomando. Ah, mi raccomando, vi bruciate se lo usate voi, fatelo usare un adulto o mamma o papà, un adulto che è capace di usarla. Allora, con la lana tagliate 4 pezzi da 15 cm, più o meno di questa misura, e poi un pezzo da un metro, più o meno un metro. Allora, adesso andiamo a iniziare. Allora, qua ci abbiamo il piattino di carta, più o meno di questa misura, come vi ho detto prima. E qua ci abbiamo l'altro, come io ho già fatto una volta. E fate dei tratteggi, vedete dei tratteggi qua intorno. E poi in mezzo andate a fare un taglio. E andate con la forbice a ritagliare così, aspettate che vi faccio vedere, così andate a ritagliare tutta sta parte così, per bene. Allora, io ce l'ho già tagliato. Allora andate, non vi ho detto una cosa di qua, andate a fare un buco qua sopra e 3 buchi sotto, guardatelo bene, Poi qua abbiamo fatto altri buchi qua nell'interno dove abbiamo tagliato il cerchio di prima. Con la lana di un metro andate a fare qua un nodino, io l'ho già fatto come vedete. Allora ragazzi, prendete questa lana di un metro e andate a passare qua dentro le stelline, internamente, non fate mai questo. E mi raccomando, quando lo passate dentro, vi volevo dire anche che io qua di stelline ne ho fatte 8. Allora, adesso andiamo a passare internamente. Qua, così. Guardate, poi mi raccomando, non fate questo, ma andate sempre a passare per così. Allora ragazzi, io ho messo, li ho messi tutti e ho fatto su e giù, su e giù, su e giù, con tutte le stelle. Allora, poi qua andate a fare un nodino, così, io l'ho già fatto. E allora, questa parte, dove è andata? Questa parte in eccesso la andiamo a tagliare via, così. Tagliati, tagliati! Ecco, ci sono riuscita. Allora ragazzi, avete visto? Sembra una ragnatela, una ragnatela a chiappa sogni. Allora, qua abbiamo i nostri 4 pezzetti da 15 centimetri e li andiamo a mettere in questi 3 buchini. Poi vi dico perché ce ne sono 4. Allora, qua, mi raccomando, non mettetelo così, perché così non ci serve.
Ci serve proprio che questo sia penzolante per giù. Aspettate che lo giro che sono più comoda. E andate a fare un nodino. Ok ragazzi, come vedete ho fatto questi tre laccetti. Ah, mi raccomando, come si dice, questi laccetti quando fate il nodo, prima di tutto fatene due o tre, e secondo stringeteli bella forte, sennò quando si slacciano dite dov'è andato a finire, e poi non si devono slacciare. Allora qua sopra, come sentito, ho messo la campanella, e vi ricordate che vi ho detto, poi vi dico che perché ne servono quattro, proprio per questo, perché uno andava su in questo buchino. E ho messo la campanella perché a me piaceva. Adesso la mia mamma andrà a incollare le piume che vi ho fatto vedere prima, queste qua, di color, quelle che volete, e le andrà ad attaccare qua con la colla caldo. Allora ragazzi, purtroppo le mie perline hanno il buco troppo grande e non potevo metterle, sennò facevano pluk, scivolavano. Se voi avete le perline più col buco più piccolo, potete metterle. Allora ragazzi, guardate le piume, mia mamma le ha incollate con la colla caldo, ovviamente, perché io ero troppo piccola, sennò mi bruciavo, e l'ha incollata a spirale. Ha fatto così anche lo stesso in questa e in questa. Allora guardate com'è per adesso. Adesso io coi pennarelli tutti colorati, guardatevi qua, andrò a colorare, farò dei simboli che vorrò io. Allora ragazzi, come vedete, io ho scelto dei colori che c'entravano al mio acchiappasogni, e ho preso l'arancione, l'azzurro, il fucsia, il viola e il giallo. Andiamo a personalizzarlo come voglio. Guardate come l'ho personalizzato, ho fatto tante faccine, tanti cuoricini, un fiorellino, tutto e tutto. Allora vi dico che significato ha la ragnatela. Il significato della ragnatela è che cattura i brutti sogni e alla luce del mattino li butta via, e voi alla notte farete sempre bellissimi sogni. E le piume hanno il significato degli uccelli e dell'aria. Iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, se vi piace come faccio, così non vi perderete nessun mio video e faremo tanti lavoretti insieme. Allora, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che lo farete anche voi a casa. E niente, mi sono molto divertita e mi è piaciuto. Ok, vi saluto e spero